con Stefano Bozzetto, agricoltore e rappresentante del CIB. Parlerei del titolo di Biogas Italia, Biogas Italy, la rivoluzione agricola. E per il CIB la rivoluzione agricola passa attraverso anche la filiera, la costruzione di una filiera biogas e biometano. Per molti invece il biogas è visto come non sostenibile. Quando in un'azienda agricola ci viene chiesto di fare del biodiesel, noi prendiamo la colza, la vendiamo in industria e nulla cambia nel nostro modo di fare agricoltura. Quando facciamo il biogas invece cambia tutto, cerchiamo di cambiare la rotazione, produciamo più colture, copriamo il terreno tutto l'anno e riduciamo costantemente l'utilizzo di concimi chimici. E questa è la sostenibilità. Riusciamo a inquinare di meno e a risparmiare, e quindi a essere più competitivi. È un effetto della incentivazione del biogas che non ci aspettavamo, non conoscevamo, però il titolo del nostro convegno, che ovviamente non è una rivoluzione agricola realizzata, è quanto sta succedendo nelle nostre aziende. Stiamo rivoluzionando il modo di fare agricoltura e oggi abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere alla scienza, ai tecnici, di validare quello che stiamo facendo. Come possiamo spiegare allora questa opposizione che c'è a livello territoriale da una parte e anche un po' a livello di politica, nei ritardi anche della considerazione di un settore come questo? Io sono meno pessimista su questo. Il problema è che in agricoltura siamo rimasti in pochi, quindi socialmente quando parliamo di letame non abbiamo più l'approccio che avevamo un tempo. Eppure oggi abbiamo parlato che dalla sostanza organica del suolo nasce un sviluppo dell'economia circolare. Quindi il perché? Perché la transizione energetica richiede anche uno sviluppo di una cultura industriale che poggia anche per una larga parte sull'agricoltura. E quindi è un nuovo paradigma, ma ciò non ci deve far dimenticare che l'Italia oggi è il terzo biogas al mondo e che quindi comunque con le grandi difficoltà siamo riusciti a investire 4 miliardi e quindi gli impianti si sono fatti. Bisogna insistere, noi abbiamo uno slogan, CIB beneficiano tutti ed è giusto che anche per le tariffe che riceviamo il valore che produciamo sia capito dalla collettività. Dobbiamo cercare di fare qualcosa che è utile per l'azienda ma anche per la collettività. Noi sentiamo questo impegno.